Buongiorno ciclisti, questa mattina pedalata sulla antica via Appia, o via Appia Antica, la strada romana costruita nel 321 avanti Cristo dal censore Appio Claudio, la strada che da Roma arrivava fino a Brindisi, strada che nei secoli successivi è stata utilizzata non solo dai Borboni ma anche dai pellegrini che si recavano a Roma o a Gerusalemme, imbarcandosi a Brindisi sulle navi. Guardate che lastricato. Questo lastricato qui è stato sistemato dall'imperatore Caracalla per sostituire quello precedente. Sono pietre in basalto di origine vulcanica. Questi sono i marciapiedi. E questa è la gola di Sant'Andrea. Ovviamente la via Appia Antica viene costeggiata dalla via Appia, chiamiamola così, moderna, che in questo momento è trafficata da camion. Ovviamente è un tratto tutto in salita o in discesa, secondo la direzione. Tratto molto impegnativo, diciamo che è una sorta di valico. È qui che sto testando le Schmolk Carbon. Vedete chi fa i test? Eh? Chi fa i test seri, affidabili? Più avanti lì, sulla destra, c'è un cippo borbonico. E così, questa mattina vi ho portato con me sulla via Appia Antica. Prosegue per circa 2 chilometri, forse anche di meno. Su questa strada si potevano incontrare i viandanti, carri, le legioni romane che si spostavano appunto da Roma . Ho letto che il percorso che da Roma partiva per andare arrivare a Brindisi lungo questa strada permetteva di arrivare appunto a destinazione in 5 giorni. Prima si parlava di mesi. Ecco. Quello è il marciapiede che poi sarà successivamente fatto dai Borboni per conto di Filippo II di Spagna. E ci sono anche gli scoli dell'acqua piovana per evitare che la strada diventasse un pantano. Io credo che queste strade siano più resistenti di quelle di oggi. La penso proprio così. O forse mi sbaglio. Boh. Dite voi. Ragazzi, io vi saluto. Buone pedalate. Ciao ciao.